Allora ragazzi, quinta vittoria consecutiva dello staff Interschool, un punteggio bello tondo, 11-2 risultato finale, e anche gli All Blacks al tappeto contro lo staff Interschool. I due migliori commentatori della Lega Calcio Interschool. Ormai sarà lui. Meglio di voi chi può commentare questa partita? Certo. E quindi abbiamo visto una squadra sicura con numerose defezioni, 5 gli assenti, ma Ivan arriva all'ultimo minuto per problemi di traffico. Sette contati. Abbiamo visto i vari Ciccio, Benvenuto, Fiorelli sostituire degnamente i nostri difensori. Non li hanno fatti rimpiangere. È il risultato che non è stato mai messo in discussione. Forse inizialmente c'è stato un po' di equilibrio, poi sul finale al solito contropiedi. Infatti, quindi parlate un po' voi e diteci se questi portopalo martedì prossimo possono essere una preoccupazione per lo staff. Almeno finalmente diranno che non affrontiamo squadre scarse, quindi se vinciamo con portopalo possono tutti tacere. Perché quindi questi All Blacks secondo voi erano una squadra scarsa? No, assolutamente no. Giocano bene, forse perché si conoscono da un sacco di tempo. Come i singoli sono i migliori forse che abbiamo affrontato, e che forse hanno avuto problemi di gestione. Vabbè, fino alla metà partita comunque state equilibratissime. Un sacco di tempo 0-0, sì. Abbiamo sbloccato e siamo riusciti a tirare. Migliore in campo dello staff? Non lo so. Alla fine Piero fa sempre 4 gol, quindi secondo me è giusto premiare Miseni. Però comunque Benvenuto, in generale, Benvenuto ha giocato benissimo, che era la prima volta che gioca con noi. Anche Fiorella, il portiere ha giocato bene. Comunque alla fine abbiamo fatto una buona partita. Tutti bene, insomma. Fiorella lo vedete meglio di Fazio in questo. C'è il paragone. La sicurezza. Cioè dai, Marcheus. Non sarete coinvolti emotivamente per questioni di campionato, commentatori? No, lui è scarso, non è per sbaglio lo so, non sa perché. Così, ha fatto prendere l'unica partita di Fazio. No. Una colpa sua. No. Allora non torna martedì, vediamo come si comporta. Ci va a vincere. Allora, i portopalo martedì entreranno in campo con Calaiò. Ma in porta chi hanno? In porta ancora un Ternallotto, perché ne hanno provati di tanti. Adesso la rosa non può venire, hanno chiesto a tantissimi altri portieri. Ora l'ultimo candidato era Nencini, vediamo cosa risponderà. Potrebbe fare il volta faccia Nencini, visto che ha giocato. Poi ci sarà Calaiò, ci sarà Brancati e Fazzari, gli unici del portopalo, perché poi ci sono anche Gandolfo, Smeraldi, Gandolfo e Orlando. Belli forti. Quindi una squadra temibile, oppure sì, dopo queste convincenti vittorie dello staff? No, sarà... questa secondo me è la prova del 9. Ora questa vedremo veramente chi è il vero staff. Sicuramente ce la giocheremo, anche se... Infine, dopo il campionato, tu Marco in B e tu Nanni in A, non esaltante, avete pareggiato l'ultimo contro il Bula Boys, voi avete perso, insomma con lo staff vi prendete emotivamente dalle delusioni. Il domenica è perfetto, il giorno ideale per giocare e per riprendersi. Si diverte, no? Sì. Perfetto, allora salutiamo tutti quanti gli assenti e un saluto particolare a Capitan Fazzari. L'appuntamento è martedì alle 19. Forza! Ma non è squalificato Fazzari? Forza Franciscan! Staff Interschool, ovviamente. Sì, Fazzari può giocare martedì. No, lo facciamo riposare visto che è squalificato. No, ci sarà. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti allora. Forza, ci vediamo martedì. Forza Staff Interschool.